Patient Advocacy, il Costantinus, è un progetto che ha a cuore la messa in luce delle problematiche del paziente che è affetto da piedi diabetico. Vuole in sostanza mettersi dalla parte del paziente, cercare di capire quali sono le reali necessità nel gestire quotidianamente questa patologia, quali sono le aspettative, quali sono i suoi diritti e anche, se vogliamo, le sue ansie. Piede indubbiamente è il sostegno del nostro corpo, ma è stato dimostrato chiaramente che chi sostiene il piede è proprio il team multidisciplinare. Il diabetologo è il regista di questo team e il coordinatore del team. Poi ci può essere il dietologo, lo psicologo, l'infermiere, il podologo, l'assessorazione dei pazienti. E ci sono altre figure a dire il vero, perché poi ci sono figure che entrano in maniera molto importante nella cura del piede diabetico. Sono altri professionisti come l'infettivologo, il chirurgo plastico, il chirurgo vascolare, il radiologo interventista, il nefrologo e il dermatologo. Possiamo distinguere varie tipologie di team perché questi intervengono in momenti diversi della patologia stessa e possiamo organizzare questo team, se vogliamo, in un team medico, in un team chirurgico, in un team vascolare e in un team per la prevenzione e riabilitazione. Ovviamente tutti i membri o componenti del team dovranno effettuare il loro intervento in tempi diversi, a seconda della situazione clinica del paziente in quel momento. Lavorare insieme ci aiuta, lavorare in team ci aiuta, ci rende più forti, ma lavorare con un'ottica di benessere, orientato quindi al miglioramento della qualità di vita psicologica e fisica del paziente, diventa l'obiettivo più importante. Il paziente con piede diabetico non può essere approcciato da un unico, operatore sanitario e tra i medici non è possibile che questo paziente con una complicanza così importante possa essere gestito soltanto dal diabetologo. Attraverso l'educazione che viene impartita nei centri di diabetologia del piede diabetico, devono modificare le abitudini che spesso hanno di curarsi a proprio modo ed essere invece più aderenti a quelli che sono i consigli dei sanitari, dei podologi, dei diabetologi. Tutti i pazienti, insomma, devono assicurarsi di essere visitati adeguatamente, che insomma vengano visitati i propri piedi, devono sapere che deve essere fatto un controllo della sensibilità almeno una volta l'anno e devono anche sapere appunto, mediante una corretta educazione, come prendersi cura dei propri piedi. Se vogliamo prevenire i danni del diabete, dobbiamo farlo passo dopo passo. Sappiamo infatti che uno stile di vita sano, associato, abbinato ad una corretta alimentazione, riducono il rischio delle complicanze. Un'attività fisica costante ma regolare migliora il controllo glicemico, la sensibilità all'insulina, permette di ridurre l'affaticamento, migliora la tolleranza al dolore e sicuramente diminuisce quelle che sono le difficoltà nel camminare, nel movimento.
La nutrizione interviene in quello che non solo è l'aspetto preventivo, ma anche nel trattamento poi del paziente con ulcera del piede. Essere il più possibile equilibrata, variata, bilanciata e fatta in funzione di quello che è una patologia cronica e di conseguenza fatta costantemente. Che ci deve essere una corretta informazione, e la corretta informazione si fa cercando di essere il più precisi possibili, parlo per quel che riguarda noi professionisti, il più precisi possibili, ma soprattutto il più semplici anche possibili. E si devono usare parole semplici, concetti semplici, un po' com'è la vostra iniziativa con tutti i materiali che avete mostrato e che vanno a riguardare un problema che interessa una buona parte dei pazienti diabetici. Anch'io giornalmente mi occupo di piede diabetico, ha a che fare con queste patologie, con questa patologia, anzi con questa sindrome, perché giustamente è stata definita una sindrome che ha dei notevoli costi sia dal punto di vista delle risorse, ma soprattutto anche perché riguarda il paziente, di qualità della vita e quindi di impegno in una condizione che può essere molto grave. Spesso i piedi non vengono considerati come se fossero delle cose a parte nel nostro corpo, no? Uno non ci pensa, però in realtà sono quelli che poi ci permettono di camminare, saltare, ballare, correre, comunque svolgere una vita sociale normale. Ma il paziente va informato, dai medici, dai propri specialisti. Il paziente, l'individuazione di un paziente diabetico dovrebbe essere, voglio dire, a carico del famoso medico di medicina generale. Nel dettaglio del piede diabetico, le linee guida internazionali lo riportano con fermezza l'importanza di trattare tutti i segni di prelesioni, quindi tutte quelle condizioni che possono portare allo sviluppo di un'ulcerazione, e il podologo, con le sue conoscenze, competenze e anche strumentazione che negli anni evolve sempre più e si specializza sempre di più, può gestire, curare e prevenire tantissime complicanze del piede prima che diventino ulcere vere e proprie, quando poi diciamo il problema è già manifesto. La presenza di infezione va valutata in ogni paziente che ha lesione, quindi in presenza di una ferita ad ogni controllo noi dobbiamo valutare la presenza di arrossamento, di pus, se la lesione è malodorante, i margini, la presenza di, come avete visto, di necrosi, ad esempio, o di zone fluttuanti, tutti elementi che noi dobbiamo valutare di fronte a una lesione. Chi è che va incontro ad ulcera? Si tratta di pazienti diabetici che hanno due o più fattori di rischio. Fattori di rischio che sono poi anche i fattori patogenetici sono la neuropatia e la vasculopatia, l'arteriopatia, che qui vedremo magari qualche volta con l'acronimo di PAD, la presenza di deformità, e un altro fattore di rischio molto importante è l'insufficienza renale cronica terminale. Qualunque patologia, se vi è una tendenza della persona alla depressione, può slatentizzare una depressione. In quel caso è chiaro che al di là del supporto psicologico che puoi dare in relazione al piede diabetico, devi fare un intervento clinico su quella patologia che si è slatentizzata in certo qual modo. Ci piace ultimamente parlare più che altro del paziente professionista sanitario che camminano insieme attraverso una individuazione dei bisogni, la condivisione del percorso si riallaccia o si rinsalda quello che è anche il rapporto di fiducia tra il medico e il paziente.